Pugliese è una terra che offre veramente di tutto e di più, nel senso che a livello culturale, sportivo, di immagine, è ricco di personaggi, di associazioni, di realtà che permettono al canavese di uscire un po' dai propri confini e arrivare a essere conosciuto anche non solo in Piemonte, nel resto della nostra regione, ma anche in Italia e anche all'estero. In questo caso sicuramente una delle vie più importanti, una delle strade che portano alla nostra realtà territoriale a essere conosciuto è quella della cultura e dell'arte. Proprio di arte parliamo in questo caso per questo primo, diciamo così, puntata della nostra rubrica dedicata alla nuova generazione, ai giovani che si impegnano, che stanno facendo di tutto e di più per cercare di emergere, ma anche di far emergere il canavese, con un ospite speciale che è Carmine Antonio Carvelli. Buongiorno Carmine. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te di averlo accettato. Carmine ha 24 anni, è un pittore emergente, ma tra virgolette, perché in realtà lui ha già raccolto dei consensi enormi al di fuori di quello che sono i confini canavesani, con una serie di premi importanti che hanno posto il suo nome e i suoi lavori alla ribalta nazionale. Carmine, iniziamo a parlare di te, soprattutto chiedendoti, raccontaci come ti sei avvicinato al mondo dell'arte, al mondo della pittura e anche a questi concorsi che oggi ti stanno permettendo di farti conoscere anche su palcoscenici importanti. Okay. Beh, diciamo che ho iniziato a disegnare e dipingere già all'età di 2-3 anni. Non ricordo un giorno in cui non ho mai dipinto o disegnato. Mi sono avvicinato grazie ad Art Attack. Guardavo le puntate di Art Attack e combinavo disastri in casa perché facevo davvero casini allucinanti. Però da lì è partito tutto e davvero con poco, quando mi ritrovavo anche solo con un pezzettino di carta, un pennarello, una penna, un qualsiasi mezzo, iniziavo a disegnare, a pasticciare. Poi ho deciso di intraprendere, dopo le scuole medie, gli studi al liceo artistico, e lì mi sono avvicinato in maniera un po' più seria all'arte, anche solo studiando nel dettaglio la storia dell'arte. Quindi mi sono avvicinato a degli artisti che sentivo, tra virgolette, più vicini a me, al mio modo di essere, alcuni di fare. Alcuni di questi quali sono? Modigliani in primis, è uno degli artisti che amo in particolare, e poi artisti contemporanei, come ad esempio Jeff Koons o Arnaldo Pomodoro, che è un artista che mi piace. Che è anche molto conosciuto sul territorio. Esatto, sì. E niente, dopo le scuole superiori poi ho deciso di indirizzarmi più nello specifico verso la pittura e quindi ho iniziato a frequentare l'Accademia delle Belle Arti di Torino, dove ho fatto un percorso prima triennale e poi biennale, sempre specifico sulla pittura. E da lì ho iniziato poi negli ultimi 5-6 anni a partecipare a concorsi di pittura proprio per capire se, per mettermi in gioco, per capire se potessi avere un riscontro anche a livello artistico oltre che soddisfazioni personali. Iniziando così a inviare candidature, portfolio, eccetera, mi sono avvicinato anche al mondo dei concorsi. Il primissimo concorso che ho vinto è qua a Ozegna. Se devo essere adesso che ci penso. Quindi profeti in patria o quasi. Sì, sì. E poi ho iniziato a mandare a concorsi, su scala nazionale e internazionale. E lì ho iniziato a ricevere i primi due premi internazionali, sempre legati alla pittura. E poi man mano appunto questi ultimi di cui gli ultimi che sono stati l'ultimissimo tra l'altro solo a dicembre a Lecce. Sì, l'ultimo a dicembre appunto a Lecce è un premio Menelao si chiama,
e danno questo premio a personalità della cultura, dell'arte, e tra i candidati quest'anno c'ero anche io. Infatti sono sceso giù a Lecce il 3 di dicembre appunto a ritirarlo. Anche lì una Quanta bella distanza? emozione, sì. Poi c'era tantissima gente, quindi anche lì parlare davanti a così tanta gente è sempre un attimino Emozionante, certo. emozionale, sì, però. Beh, però alla fine ti stai abituando perché appunto a forza di prendere premi, questo ti aiuta sicuramente Però devo anche. dire che sta andando, cioè mi sto sbloccando anche sotto questo punto di vista, grazie ai premi. Senti, quello che volevo chiederti, quali sono le tue fonti di ispirazione, al di là di quello che appunto possono essere gli artisti di livello che uno può, diciamo così, avere come, tra virgolette, come maestri. Che cos'è da dove arrivano le tue ispirazioni? Cosa ti ispiri? Che cos'è che ti emoziona da dirti, ok, questo è una cosa che voglio dipingere? In particolare con gli ultimi quadri che sto realizzando, sto cercando diciamo, di buttare su tela le emozioni che ho in quel determinato momento. Quindi magari c'è stata, non so, può essere una giornata no, oppure dei pensieri particolari che ho da un paio di giorni. Quindi molto personali. Sì. Appunto, ad esempio, se ho un pensiero che mi ronza nella testa per giorni e non riesco magari a dirlo, a sfogarmi con le persone, l'unico mezzo su cui posso puntare e contare anche è il pennello, la tela, e quindi butto su tela appunto proprio le emozioni che ho in quel determinato momento. Beh, questo messaggio che stai dando è anche per chi effettivamente può, non dico essere un po' più timido o comunque non riuscire ad esprimere le proprie emozioni per tutta una serie di motivi, potrebbe essere la pittura e l'arte, quindi un veicolo anche per tirare fuori quello che uno ha dentro. Sì, no, infatti è quello che consiglio a tutti praticamente. Se vedo anche che c'è magari qualche persona che caratterialmente mi assomiglia, se lo vedo magari che è un po' giù così, il primo consiglio è: hai mai provato a dipingere? Oppure hai mai provato a disegnare? Se non hai provato, prova, butta giù qualcosa che appunto riesci a tirar fuori magari delle emozioni che non pensavi di riuscire a tirar fuori. Qual è la pittura, il tipo di pittura che preferisci? Qual è quella che trovi più, diciamo così, che ti permette di esprimere di più le tue emozioni ed eventualmente cos'è o quale tipo vorresti arrivare a provare o sperimentare nel prossimo futuro? Allora, diciamo, sono partito facendo gli studi accademici con realismo, quindi per imparare le basi appunto della pittura. E, infatti, quando mi chiedono magari ritratti o dipinti realistici, dico ovviamente di sì per realizzare, anche per vedere felici le persone, che sembra banale, ma cioè, Non c'è niente di suscitano un banale, anzi, è molto bello. Quindi quel tipo di pittura diciamo, l'ho acquisita e ogni tanto la riesco a tirar fuori. Però appunto, le ultime opere degli ultimi 2 anni, più o meno, 2 o 3 anni, che sono queste che realizzo con questa tecnica che ho ideato io, praticamente una sorta di impasto con cera industriale, dei solventi, tutto un mix di elementi. Che creano appunto questa texture tridimensionale, bidimensionale più che tridimensionale, e appunto tramite quest'ultima tecnica riesco ad esprimere al meglio ciò che provo. Quindi anche nel momento in cui dipingo mi sento più libero di realizzare un dipinto con questa tecnica piuttosto che appunto con il realismo. E ultimamente sto sperimentando ancora di più e perfezionando questa tecnica, magari aggiungendo degli elementi o diciamo, dei composti aggiuntivi, e vorrei continuare su questa Una strada. sperimentazione che Sì, continua a evolversi giorno per esatto. giorno. Parlavi di realismo, di ritratti, e come non parlare, prima telecamere spente, raccontavamo, e quindi adesso vorrei che raccontassi questa esperienza. Tu hai realizzato un quadro molto particolare, molto speciale, su un personaggio altrettanto particolare e speciale, che è Papa Certo. Francesco.
e hai avuto l'opportunità di essere invitato direttamente in Vaticano. Vuoi raccontarci come nasce questo contatto, questa storia e come nasce questo quadro? Certo. Allora, tempo fa, un paio di anni fa, ho visto questo documentario sul Vaticano, su Papa Francesco, e quindi da lì mi sono un attimino interessato anche al mondo che c'è dietro al Vaticano. E appunto, dopo aver visto questo documentario, ho detto, sono andato nello studio dove dipingo, avevo questa tela vuota, libera, e ho detto perché non fare un suo ritratto, così nel frattempo mi esercito anche con appunto col realismo, con i ritratti. Allora da lì ho iniziato appunto questo ritratto, e così per, tra virgolette, per scherzo, mi sono scattato questa foto, questo autoscatto di me che dipingo appunto il suo ritratto. Ho stampato la foto e l'ho spedita assieme a una lettera in Vaticano. Dopo pochissimi giorni, forse 3-4 giorni dopo averla inviata, ricevo un telegramma. Ho scritto appunto che il quadro, la foto era stata apprezzata, che erano curiosi di vedere il quadro ultimato e che ero invitato ad un'udienza papale. Quindi di contattarli, c'era il numero di telefono, di contattare la prefettura in modo da fissare la data. Sfortuna vuole che c'è stato il famoso periodo che Covid. Ci ha chiuso un po' tutti. Quindi appunto a febbraio, con la chiusura Covid, è saltato tutto, è stato rimandato tutto. E ci eravamo messi d'accordo, se non sbaglio, per l'estate, solo che anche lì, tra impegni del Santo Padre, le chiusure, poi le riaperture, era tutto un pasticcio e non se ne è fatto più niente. E quest'estate, verso luglio più o meno, ricevo una chiamata da un numero anonimo. E appunto rispondo, non rispondo quasi mai in realtà ai numeri anonimi, però quel giorno ho detto vediamo chi c'è e rispondo, e appunto era la prefettura vaticana, e mi hanno detto abbiamo ritrovato la fotografia con la lettera, se le fa piacere l'offerta è ancora valida, può scendere a consegnare il dipinto se è ancora disponibile, se ce l'ha ancora. E allora da lì subito, lì per lì, pensavo fosse uno scherzo. Poi dopo mi hanno detto appunto dettagli anche della lettera, la fotografia, ci ho creduto, cioè era vero, esatto. E nulla, quindi da lì ci siamo messi d'accordo per la data. Loro mi avevano dato tre opzioni disponibili, tra queste il 15 di agosto, e quindi ho detto scendiamo, portiamo tutta la famiglia, scendiamo giù in Vaticano, e quindi siamo scesi. Tra l'altro ho portato anche il mio cagnolino, che me lo porto ovunque, e mi hanno detto lì dalla prefettura che è uno dei pochissimi cani che è riuscito a entrare in Vaticano, perché... Il potere del canavese, di canalizzare. Esatto. La capacità di riuscire a arrivare al punto giusto, al momento giusto. Camille, tu appunto, che tra l'altro vivi a Pont, quindi parti da Pont, realtà piccola, canavese, che ha voglia di emergere, giovane, 24 anni come dicevamo prima, quanto può essere difficile, ma anche quanto può essere stimolante per un giovane cercare e riuscire ad arrivare a certi livelli? Naturale che il tuo percorso è ancora lungo e speriamo che sia ricco ancora di altri momenti esaltanti e soddisfacenti, ma appunto quanto è anche complicato riuscire a emergere da un territorio che è un po' più dilato rispetto a quello che può essere in realtà, come dicevamo prima, le grandi città come Roma, come Milano, come Bologna, come Torino. Diciamo che allora, è stimolante perché ti poni degli obiettivi che magari appunto un ragazzo o una ragazza che abitano nelle grandi città non se li pongono così a lungo termine, no?
Ci provano, ci riesco bene, non ci esatto. riesco, finisce lì, mi dedico ad altro. Esatto, e invece per magari i ragazzi che abitano in questa realtà, nella mia realtà, ti poni degli obiettivi e dici cerco di arrivare lì, se non arrivo lì provo a spingermi ancora oltre perché magari è solo un piccolo ostacolo da superare. E la cosa che sarebbe secondo me di grande aiuto è ricevere magari da parte dei comuni della nostra località un aiuto a livello proprio culturale, no? Magari dare delle opportunità in più ai giovani, ma anche solo, vabbè, io ti parlo di arte. A Torino abbiamo fatto un progetto per realizzare dei dipinti sulle serrande. Uh-huh. Qua ci sono tantissimi negozi chiusi, ma anche certo. solo, non lo so, per farti un esempio, la via qua dei portici di Rivarolo, uh-huh. vedere queste serrande di sera tutte chiuse, grigie, magari anche... Certo. Sono delle tavole per gli artisti dove esatto, trasformare in qualcosa bello trasformare di... fare un museo a cielo aperto, gratuito, mm-hmm. dove la sera quando la gente passeggia si vede questi dipinti appunto gratis, un po' di cultura così, magari richiamare anche la realtà locale, certo. con, non lo so, magari le leggende che ci sono riguardo al territorio, piuttosto che dei monumenti che c'erano, che non ci sono più. Stimolante, sì. È un bel messaggio quello che lanci, la dimostrazione che appunto c'è la possibilità di fare anche un certo tipo di arte, basta che anche chi è che ci circonda, il territorio, esatto. possa essere una tavolozza da cui prendere i colori, poi sia una tela su cui porre questi colori e trasformarli in qualcosa di importante. Beh, un bel messaggio che io spero, noi speriamo che in generale le amministrazioni comunali, ma anche chi si occupa di associazione, ma anche chi si occupa di arte sul territorio possa effettivamente cogliere questo messaggio e trasformarlo in qualcosa di concreto, anche perché poi ci lamentiamo, tra virgolette, non mentale per modo di dire, però si parla molto di un territorio che ha bisogno anche di uscire dal proprio guscio, questo potrebbe essere l'opportunità per portare anche la gente a vedere un qualcosa di diverso, visto che effettivamente si parla purtroppo a volte di graffiti, che sono anche una forma d'arte quello, però a volte, diciamo così, forse un po' più violenta. In questo caso, con un'organizzazione si può creare qualcosa di importante. Esatto. Carmine, guarda, grazie per averci fatto visita, grazie per il messaggio che hai lanciato anche oggi, e soprattutto speriamo in futuro di riaverti di nuovo qua ospite. Tra l'altro, velocemente ancora, quali sono, se hai, i progetti a breve termine? Allora, c'è la presentazione del libro che ho scritto, un mm-hmm. libro per bambini che si chiama Modi, il cane che si innamorò dell'arte contemporanea, appunto, questo libro appunto che tratta degli artisti contemporanei in maniera un po' più semplificata per, mm-hmm. appunto, per stimolare anche i bambini e far vedere a loro artisti che vivono nel loro stesso periodo. E poi ci sono anche in corso dei concorsi e delle mostre che magari in futuro verrò e ti racconterò, così cogliamo l'occasione anche certo. in questo caso. Di nuovo per riportare l'attenzione su due aspetti, uno quello dell'arte, quello della cultura, che in Canavese c'è spazio e ci sono delle realtà e dei personaggi sicuramente che sono stimolanti e che possono stimolare tutto, ma anche la dimostrazione che ci sono giovani come Carmine e come molti altri che vivono questo territorio e hanno la possibilità, con la loro capacità, la loro voglia, di emergere e di far, io lo ripeto sempre, far emergere un territorio, un canavese che ha tanto da dare e che può dare ancora tantissimo anche in futuro. Carmine, grazie ancora. Grazie a voi.